Un benvenuto a tutti voi che vi siete collegati a questa sessione inaugurale del nostro seminario, dimostrando così di essere interessati all'argomento che abbiamo annunciato per quest'anno, ossia a ciò che nell'opera di Freud ha il nome di Übertragung, e in italiano è tradotto, devo dire, abbastanza male, ma è un termine difficile da tradurre in italiano, comunque, insomma, abbastanza male, dicevo, dai termini traslazione o transfer. In questo lavoro di esplorazione non sarò solo, sarò affiancato dalla dottoressa D'Alto e dal dottor Salvador. Io mi occuperò soltanto della prima parte, della prima fase del seminario. Dunque, entro subito in argomento perché il tempo è poco e le cose da dire sono tante. Quello che si può dire del transfer, come di qualunque altro, peraltro, come di qualunque altro aspetto del trattamento psicanalitico, dipende strettamente dall'idea generale che di quest'ultimo ci si fa, da come lo si definisce. Ora, la definizione del trattamento psicanalitico è a sua volta chiaramente condizionata dallo scopo che gli si assegna. Perché si fa un trattamento psicoanalitico? Ogni possibile teoria del transfer dipende in definitiva dalla risposta che si dà a questa domanda. Notate che questo si fa, perché si fa un trattamento? Notate che questo si fa a due aspetti. Riguarda sia il futuro analizzante, cioè colui che richiede di intraprendere un'analisi, sia l'analista al quale costui ha scelto di indirizzarsi. Perché qualcuno vuole intraprendere un'analisi? E perché un analista dovrebbe accettare la sua richiesta? Ecco il punto cruciale. Purtroppo, nel movimento psicanalitico, la risposta a questi due quesiti non è mai stata né chiara né univoca. E la situazione è complicata dal fatto che nell'evoluzione del pensiero stesso di Freud, essa non è sempre stata la medesima. Stabilire con precisione l'ambito del trattamento psicanalitico è dunque un preliminare necessario alla definizione del concetto di transfer. Agli inizi della sua ricerca, un po' come Freud, un po' come Cristoforo Colombo che cercava una via per il Cathay e il Cipango, cioè per la Cina e il Giappone, Freud aveva in animo di trovare una terapia per le nevrosi. E lui stesso a dircelo, ai suoi primordi, la psicanalisi nasce dalla ricerca di una terapia, e questo termine è da intendere proprio in senso sanitario, medico. Non si trattava di nulla che esulasse dalla sua specializzazione in neurologia. Su questo nel testo di Freud non ci sono assolutamente dubbi. Ma poi, nel prosieguo del suo lavoro di indagine, finisce da tutt'altra parte, come Colombo che non giunse mai al Cathay, ma scoprì un continente allora ignoto agli europei, Freud finisce per costruire addirittura una nuova scienza. Quantomeno questo è ciò che sostenne e di cui fu persuaso fino alla fine dei suoi giorni. So bene che la maggioranza degli psicanalisti oggi non la pensa più come Freud, che l'ideale naturalistico e razionalista nel movimento psicanalitico è largamente tramontato.
ma proprio per questo penso che sia legittimo cercare di fare il bilancio di questa svolta antifreudiana. Ebbene, il bilancio è palesemente negativo. Abbandonare l'ideale scientifico che aveva guidato l'intera ricerca di Freud non ha portato che svantaggi. Oggi come oggi il campo psicanalitico è frantumato in un gran numero di ipotesi teoriche, spesso palesemente contraddittorie e comunque prive di qualunque mutuo coordinamento. E questo per la ragione che il movimento psicanalitico non appare dotato di un metodo di controllo empirico delle ipotesi teoriche, così come accade invece per ogni altra scienza naturale. In più, non si ha neppure la minima contezza delle eventuali contraddizioni interne alle singole teorie, in mancanza di uno sforzo di enunciazione univoca dei loro concetti fondamentali e delle relazioni tra essi. Questo è il ruolo, appunto, che nelle scienze naturali svolge ordinariamente la matematica. Immaginate, scrive Freud, orripilato nella lezione 35 di introduzione alla psicanalisi, che cosa diverrebbe la società umana se ognuno avesse una propria tavola pitagorica e una speciale unità di peso e di misura. Non poteva immaginare il meschino che questa sorte sarebbe toccata proprio ai suoi seguaci. Il fiume della psicanalisi, impetuoso in origine, dalla metà del secolo scorso, si è pian piano ingolfato in una palude retorica di cui non si vede lo sbocco. Ebbene, personalmente non so che farmene di una disciplina opaca nel suo rapporto con la realtà, equivoca nel suo apparato concettuale e incoerente nella sua struttura. Una volta eliminata la scienza, scrive ancora Freud nella lezione che ho appena citato, il posto rimasto libero sarà occupato da una qualche forma di misticismo, oppure ancora dalla vecchia Weltanschauung religiosa. Secondo la dottrina anarchica, non vi è alcuna verità, alcuna conoscenza accertata del mondo esterno. Ciò che noi spacciamo per verità scientifica è solo il prodotto dei nostri bisogni, così come sono spinti a manifestarsi dal variare delle condizioni esterne ed è quindi a sua volta illusione. In fondo, noi troviamo solo ciò di cui abbiamo bisogno e vediamo solo ciò che vogliamo vedere. Non possiamo fare altrimenti. Dal momento che il criterio della verità, la concordanza con il mondo esterno, viene a mancare, è del tutto indifferente a quali opinioni aderiamo. Tutte sono ugualmente vere e ugualmente false. E nessuno ha il diritto di accusare l'altro di errore. Fin qui Freud. E tutte quante, aggiungo io, ostacolano l'una allo sviluppo dell'altra, sicché la psicanalisi nel suo complesso si trova a non avere più alcun futuro se non negli sproloqui più o meno mediatici di certi ben noti imbonitori da fiera. Dicevo che di tutto ciò non so che farmene. Di qui il mio ritorno non al senso di Freud, come aveva voluto Lacan. Ed è importante che io qui specifichi che il mio lavoro non ha nulla a che vedere con una qualche ripetizione o ripresa o scimmiottatura di quello lacaniano.
Dunque, non al senso di Freud, bensì al suo progetto, che è quello, userò le sue stesse parole per definirlo, di edificare una neue wissenschaftliche Disziplin, una nuova disciplina scientifica. Progetto che in oltre 30 anni di lavoro teorico ho dimostrato essere, malgrado i Popper, i Grünbaum e tutti quelli che non sopportano l'avvento di una vera scienza psicanalitica, perfettamente praticabile, per quanto molto difficile. Ho poc'anzi accennato al fatto che il neurologo Sigmund Freud, che cercava una terapia medica per le psiconevrosi, si trovò ben presto a lasciare il posto allo psicanalista Sigmund Freud, edificatore di una nuova scienza. Ebbene, ciò cambia profondamente il significato del trattamento, perché lo fa migrare dall'ambito medico, sanitario, all'ambito psicanalitico, da un ambito scientifico a un altro ambito scientifico. Bisogna qui rendersi conto, benché la cosa non sia mai stata sufficientemente approfondita, che il trattamento, dopo questa migrazione, non è più lo stesso. Che cosa in esso è cambiato? Per saperlo, bisogna innanzitutto esaminare in cosa consiste un qualunque trattamento medico sanitario. Ebbene, un trattamento sanitario è qualcosa di finalizzato all'eliminazione temporanea o definitiva di stati di sofferenza. Ed è per questa ragione che tra questi trattamenti si distinguono quelli sintomatici, palliativi, da quelli eziologici, causali. Ora, in medicina, i trattamenti sintomatici sono molto spesso complementari a quelli causali. E questo appunto per la ragione che ho detto, perché quel che interessa al medico è di sopprimere degli stati di sofferenza. In medicina non c'è alcuna incompatibilità tra i due, che in genere non interferiscono negativamente, perché in questa disciplina l'aspetto conoscitivo è a monte, è extraclinico, per cui alla clinica non rimane che l'aspetto applicativo di conoscenze preliminarmente ottenute. L'approccio del medico al paziente è statistico, probabilistico. Il medico non sa affatto se tale terapia, sia essa sintomatica o causale, avrà più o meno effetto sul tal paziente. Quello che sa è che questa terapia ha un certo tasso di probabilità, di solito abbastanza alto, di essere efficace, il che poi non toglie che nel caso specifico esso possa fare completamente cilecca. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, non è così. Fortunatamente le terapie mediche tendono a riflettere le statistiche ed è per questa ragione che ci teniamo ben stretta la medicina scientifica, perché funziona nella maggior parte dei casi. Comunque la cosa importante da considerare è che in medicina la clinica non ha più da tempo alcuna funzione conoscitiva se non residuale, dunque marginale. Ora io domando, in psicanalisi è lo stesso? Badate, il quesito è importante. E lo è soprattutto qui in Italia, dove, come sapete, è stata varata una legge,
che ovviamente va rispettata come tutte le leggi, ma ciò non vieta affatto di criticarla, della quale il minimo che si possa dire è che non è molto intelligente. Sto parlando della legge 56 del 1989, detta anche legge Rosicini, dal nome dello psichiatra che la promosse. Una delle implicazioni di questa legge è l'equiparazione di fatto delle psicoterapie alle terapie sanitarie. A partire da quella data, nell'ordinamento giuridico italiano, alle psicoterapie è stato assegnato lo stesso statuto delle terapie mediche. Ora, uno statuto giuridico, per essere plausibile, dovrebbe riflettere i caratteri propri dell'attività che va a normare, e quindi una legge che equipara terapie psicologiche e mediche dovrebbe riflettere il fatto che queste due pratiche siano realmente omologhe, realmente omologhe. Donde la mia domanda, in psicanalisi è lo stesso che in medicina? A un'osservazione superficiale, a una considerazione di tipo sociologico, sembrerebbe di sì, perché in Italia la quasi totalità degli psicanalisti, a parte ovviamente noi della STF, e pochissimi altri, ha finito per uniformarsi a questa legge e quindi ha finito per accettare implicitamente l'equiparazione dei loro trattamenti con i trattamenti medici. Personalmente ho sempre trovato questa acquiescenza del tutto incomprensibile e di conseguenza inaccettabile. Perché Freud, il fondatore della disciplina, la pensava in modo del tutto opposto. Opposto. Per farvi sentire che quello che affermo non è una mia invenzione, ma insomma è proprio nel testo freudiano, voglio leggervi alcune citazioni dalle sue opere relative alla natura del trattamento psicanalitico. Ed eccovi la prima. Psicoanalisi è il nome, uno, di un procedimento per l'indagine di processi psichici cui altrimenti sarebbe pressoché impossibile accedere. Due, di un trattamento dei disturbi nevrotici basato su tale indagine. Tre, di una serie di conoscenze psicologiche acquisite per questa via, che gradualmente si assommano e convergono in una nuova disciplina scientifica. Non voglio qui commentare per intero la citazione, l'ho già fatto in molte altre occasioni, mille volte. Voglio solo attirare la vostra attenzione sul fatto che per Freud il trattamento psicanalitico è innanzitutto un metodo di indagine e che gli eventuali effetti benefici dipendono strettamente da tale metodologia. Cosa che Freud conferma nel brano seguente. Cosa scrive? Ve lo leggo. Abbiamo trovato i mezzi tecnici per colmare le lacune dei fenomeni della nostra coscienza e di essi ci serviamo come il fisico si serve dell'esperimento. Di Physiker des Experiment, come il fisico dell'esperimento. Questo costituisce già una prima differenza rispetto alle terapie sanitarie, che, come ho ricordato, non sono mai indagini, ma soltanto applicazioni di indagini che sono fatte a monte, extraclinicamente. In psicanalisi l'indagine è invece sempre intraclinica, come Freud afferma esplicitamente nella citazione seguente. È invero, scrive, uno dei titoli di gloria del lavoro analitico, che in esso indagine e trattamento coincidano. In questo quadro, che cosa offre lo psicanalista al postulante? Qual è il tipo di prestazione che si impegna a fornire? Vi leggo sempre Freud. Abbiamo affermato, scrive,
che il nostro compito terapeutico consiste nel portare il nevrotico a conoscenza degli impulsi inconsci e rimossi che esistono in lui e nel rendere palesi a tale fine le resistenze che si oppongono a questa estensione della sua conoscenza in merito alla propria persona. Qui ci troviamo già a una distanza siderale dall'orizzonte proprio alle pratiche sanitarie, perché lo scopo proprio della terapia psicanalitica è la kenntnis, la conoscenza, le Erweiterungen seines Wissens, gli ampliamenti delle conoscenze del paziente in merito a se stesso. Ora io vi domando se vi risulti che un paziente sia mai uscito da un trattamento sanitario conoscendo perfettamente genesi e sviluppo della patologia per cui era stato curato. Il medico somministra cure, non tiene corsi di eziopatogenesi, vero? Il suo scopo non è istruire il paziente, ma guarirlo o quantomeno alleviare le sue sofferenze, quando non è possibile, perché non è sempre possibile guarire, purtroppo. A questo si potrebbe comunque obiettare che la differenza tra pratica sanitaria e psicanalitica è grande solo in apparenza, perché è vero che lo psicanalista applica un metodo di indagine, ma questa indagine è comunque finalizzata alla guarigione. Ma anche su questo punto Freud è, come al solito, molto preciso. E vi leggo un'altra citazione. L'eliminazione dei sintomi morbosi non viene perseguita come meta particolare. Besonderes Ziel, sarebbe meglio tradurre qui, sarebbe meglio tradurre speciale, come meta speciale. Ma si produce con l'esercizio regolare dell'analisi quasi come un risultato accessorio. Non si potrebbe essere più chiari. L'eliminazione dei sintomi morbosi, ossia quello che è lo scopo proprio di ogni trattamento sanitario, non è, ripeto, non è la meta specifica del trattamento psicanalitico. E se si produce, si produce come un Nebengewinn, come un guadagno supplementare, un di più che non è ricercato come tale. Non è comunque qualcosa per cui lo psicanalista si impegna con l'analizzante. E non per un vezzo o per un capriccio o ancor peggio per sfuggire all'onere sanitario, ma per una ragione profonda che ha le sue radici nel cuore stesso della psicologia e la differenzia radicalmente dalla medicina. Questa ragione risiede nel fatto che esiste una cosa chiamata suggestione. Sicché quando, in conseguenza di un trattamento psicologico, si ottiene un miglioramento delle condizioni del paziente, non si è in grado di sapere con certezza se quest'ultimo sia dovuto ad essa oppure al trattamento stesso. Ho lavorato molto su questo punto e non voglio tornarci adesso. Mi limito a osservare che in medicina si incontra l'identico problema sotto il nome di effetto placebo, ma esso viene appunto affrontato extraclinicamente, in via preliminare, sicché al clinico può pure fare gioco che esso si produca nel corso della cura. L'effetto placebo nelle terapie mediche non ha alcuna implicazione negativa. Ce l'ha nelle indagini, nelle ricerche, quindi extraclinicamente.
ma clinicamente non ha alcuna implicazione negativa. In psicologia questo non è possibile. Non è possibile, nonostante che molte metodologie psicologiche cerchino di scimmiottare ridicolmente quelle mediche. Mi ha sempre molto colpito il fatto che la stragrande maggioranza degli psicologi non capisce nulla della mente umana. Se ci capissero qualcosa, vedrebbero chiaramente che per la natura stessa dei loro trattamenti, strutturarvi un double blind study come in medicina è impossibile, perché è impossibile somministrare a ciascun paziente lo stesso principio attivo o lo stesso placebo. Un intervento psicoterapeutico consta sempre in una lunga serie di interazioni con i pazienti ed è dunque fatalmente diverso per ciascuno di essi. Sicché non è possibile ottenere una uniformità di trattamento per ciascun appartenente ai gruppi su cui si sperimenta. Per questo il problema del placebo in psicologia deve essere affrontato intraclinicamente, all'interno delle cure stesse. Ma affrontarlo intraclinicamente significa che i cosiddetti miglioramenti o le cosiddette guarigioni in psicologia non possono essere presi come scopo dei trattamenti. Questo ovviamente se si vuole seguire il metodo scientifico. In medicina, per le ragioni che ho detto, quando un paziente sta bene si considera la cura riuscita e lo si manda a casa. In psicologia, invece, il miglioramento è un problema, è un problema grave. Un problema, bisogna dire, di cui la quasi totalità delle psicoterapie se ne strafrega. Lo ignora quando non lo mistifica. Ma ciò non impedisce che non ci sia nessuna simmetria, nessun rispecchiamento tra i trattamenti psicologici e quelli medici. E questo a causa delle differenze radicali tra l'oggetto delle psicoterapie e quello delle cure mediche, le quali implicano fondamentali differenze metodologiche tra le due discipline. L'unico autore che lo abbia compreso, che abbia affrontato il problema e con pieno successo, devo dire, a quanto mi consta, è stato Sigmund Freud, il quale si esprime in proposito molto chiaramente. Vi cito cosa scrive Freud. Nei successi che subentrano troppo presto, scorgiamo piuttosto ostacoli che incoraggiamenti al lavoro psicanalitico e distruggiamo nuovamente questi successi dissolvendo di continuo la traslazione sulla quale sono basati. In fondo è quest'ultimo tratto che distingue il trattamento analitico da quello puramente suggestivo e libera i risultati analitici dal sospetto di essere successi dovuti alla suggestione. Fine della citazione. Spero che abbiate ascoltato attentamente le parole di Freud. La dissoluzione dei sintomi è tanto poco lo scopo del trattamento psicanalitico, che quando si produce bisogna addirittura cercare di demolirla. Questa è la ragione profonda per cui uno psicanalista freudiano non può offrire un trattamento sanitario, ossia un trattamento finalizzato al benessere,
non può farlo per via della possibilità del placebo, appunto. Questo non esclude che strumenti di derivazione psicanalitica possano essere usati a scopo sanitario, per esempio da psichiatri o da psicoterapeuti, ma Freud, in proposito, è come sempre molto chiaro, e vi leggo un'altra citazione. Scrive dunque Freud: in definitiva, non c'è nulla da obiettare se uno psicoterapeuta continua un certo brano di analisi con una dose di influsso suggestivo per ottenere in tempo più breve risultati visibili, come si rende necessario, per esempio, negli istituti psichiatrici. Ma è lecito pretendere, attenzione, ma è lecito pretendere che egli non abbia alcun dubbio in merito a quel che viene facendo e sappia che il suo metodo non è quello della vera psicanalisi. Dunque, il trattamento psicanalitico non è in alcun modo omologabile a un trattamento sanitario. E ciò vuol dire che quegli psicanalisti che sono andati a iscriversi nell'elenco degli psicoterapeuti, sancendo così un'omologazione della loro pratica, una pratica sanitaria, non hanno tenuto in alcun conto le indicazioni di Freud e sono usciti dall'ambito di quella che egli chiamava der richtigen Psychanalyse, la psicanalisi autentica. A questo punto, e a loro proposito, è forse il caso di introdurre il termine di pseudopsicanalista. E non si nascondano dietro il fatto che Freud parla spesso e volentieri di terapia analitica, perché dal contesto della sua opera risalta chiaramente il fatto che con questo termine indica un trattamento non sanitario. Personalmente considero un abuso scientifico e giuridico aver equiparato ogni psicoterapia a un trattamento sanitario. Di questo tuttavia non dirò di più, non dirò altro, perché in fondo non cambia nulla nella sostanza delle cose. Se proprio si vuole che ogni psicoterapia sia sanitaria, allora la psicanalisi freudiana non può più dirsi tale, ma questo non le impedisce di continuare ad esistere inalterata e indisturbata. Che cosa offre dunque uno psicanalista a chi gli si rivolge? Voglio leggervi alcuni altri brani di Freud che illustrano bene la cosa. Ma forse, scrive, il compito terapeutico dipende altresì dalla possibilità che la persona dell'analista sia collocata dall'ammalato al posto del suo ideale dell'io. A ciò si connette per l'analista la tentazione di assumere verso il malato il ruolo del profeta, del salvatore d'anime, del redentore. Ma poiché le regole dell'analisi escludono decisamente una tale utilizzazione della personalità del medico, bisogna onestamente riconoscere che è posta qui una nuova limitazione all'efficacia dell'analisi, la quale non ha certo il compito di rendere impossibili le reazioni morbose. Attenzione! La quale non ha certo il compito di rendere impossibili le reazioni morbose, ma piuttosto quella di creare per l'io del malato la libertà di optare per una soluzione o per l'altra, la libertà di optare per una soluzione o per l'altra. Un'altra citazione. Tuttavia bisogna ammettere, scrive in un altro passo delle sue opere, che gli sforzi terapeutici della psicanalisi seguono una linea in parte analoga. La loro intenzione è in definitiva di rafforzare l'io, di renderlo più indipendente dal superio, di ampliare il suo campo percettivo e perfezionare la sua organizzazione, così che possa annettersi in nuove zone dell'essere,
dove era l'es, deve subentrare l'io. È un'opera di civiltà, come ad esempio il prosciugamento dello Zuiderzee. È un'opera di civiltà. Un'altra citazione. Ma bisogna sempre agire con la massima cautela e il malato non deve essere educato ad assomigliarci, ma piuttosto a liberarsi e a realizzare compiutamente la sua stessa natura. Liberarsi e realizzare compiutamente la sua stessa natura. Nessun benessere dunque, nessuna guarigione, nessuna scomparsa dei sintomi, dunque niente che rientri nell'ambito sanitario, ma conoscenza di sé e libertà ottenute attraverso un Kulturarbeit, un'opera di civiltà. Naturalmente, e auspicabilmente, di questa conoscenza e di questa libertà, egli può ben servirsi per dissolvere i propri sintomi e risolvere i propri problemi esistenziali, vero? Tuttavia, di questo l'analista non si fa carico, perché è l'analizzante stesso che deve occuparsene. Quello che l'analista offre è propriamente una metaterapia. Una metaterapia, ossia si impegna a costruire le condizioni di possibilità di un'autoterapia che è interamente a carico del paziente, dell'analizzante. Ora, che quello psicanalitico non sia un trattamento sanitario non significa che non sia scientifico e soprattutto che non sia efficace. Ma è efficace in una prospettiva differente da quella delle discipline sanitarie. Esso si iscrive in un altro ambito che non è quello dell'oggetto somatico, ma è quello dell'oggetto psichico. Si tratta, direbbe Husserl, di una diversa ontologia regionale. Cercando continuamente di scimmiottare la medicina, gli psicologi si ostinano a cercare l'oggetto psichico dove esso non è. Passiamo ora dal lato del postulante, di colui che domanda di intraprendere un'analisi. Sento troppi analisti, sono quelli che storcono il naso davanti alle mie affermazioni, come se non fossero le stesse di Freud. Eh? Sento troppi analisti sostenere senza vergogna che quello che chiamano giustamente il paziente, infatti quanta pazienza si deve avere per sopportare le loro castronerie, vero? Sostenere senza vergogna, dicevo, che quello che chiamano il paziente non ha grande interesse, non ha interesse verso la conoscenza di sé e la libertà che ne consegue, perché poverino soffre e quello che vuole soprattutto è essere liberato dalla sofferenza. Ed è a questa sciocca tesi che sospendono la loro credenza nel fatto che la psicanalisi non sarebbe altro che una psicoterapia. Solo la sofferenza psichica sarebbe in grado di motivare il paziente in un lavoro lungo e faticoso come quello analitico. Solo la sofferenza psichica. Su YouTube trovate facilmente varie conferenze e interviste che modulano questa tesi. In genere sostenute da ometti scialbi, dallo sguardo spento e dall'aria vagamente impiegatizia, dei quali ci si sorprende sapere che sono stati presidenti di questa o quella associazione psicanalitica, che sono professori in qualche università, hanno pubblicato libri e godono, perché sanno leggere e scrivere, quindi pubblicano libri, e godono di una certa notorietà. Ebbene, sostenere
che la motivazione decisiva del paziente psicanalitico sia il desiderio di guarire è un'autentica bestialità teorica. Sembra che questi omarelli, nella loro alacre pratica clinica, non abbiano mai incontrato cose come il tornaconto secondario della malattia, il bisogno inconscio di punizione, la coazione a ripetere e simili amenità. Una delle prime cose che si imparano studiando Freud e poi praticando la psicanalisi è che l'analizzante desidera non guarire almeno tanto quanto desidera farlo. Ed è questa la ragione per cui il desiderio di guarire non costituisce affatto una motivazione sufficiente in psicanalisi. Questo è proprio l'ABC della psicanalisi, che evidentemente queste sommità del mondo psicanalitico nemmeno conoscono. Conosce l'ABC. Che qualcuno possa rivolgersi a uno psicanalista dicendogli di non avere alcun interesse a conoscere le cause e le modalità di formazione della propria nevrosi, ma di essere interessato esclusivamente a guarirne, non costituisce affatto una buona ragione per prenderlo in analisi. Al contrario, è motivo sufficiente per respingere la sua domanda. Il voglio guarire ma non voglio saperne nulla è decisamente ostativo per l'inizio di un trattamento psicanalitico. Va da sé che se si accettasse un analizzante del genere la sua analisi non durerebbe molto, dato che il trattamento analitico è, come abbiamo visto, tutto imperniato sull'ottenimento di una conoscenza. E a questo proposito osserverò che la stragrande maggioranza dei fallimenti nei trattamenti psicanalitici è proprio dovuta al fatto che si accettano in analisi persone tutt'altro che adatte a questo tipo di pratica. Non è che il desiderio di guarire non debba esserci, ovviamente c'è nella maggior parte dei casi ed è bene che ci sia, ma come ho detto, è lungi dall'essere sufficiente per l'accoglimento di una domanda d'analisi. Ed è talmente poco sufficiente che al limite potrebbe anche non esserci. Che cosa rende dunque accettabile una domanda d'analisi? E ancora una volta Freud a spiegarci. Infine, scrive Freud, non bisogna dimenticare che la relazione analitica è fondata sull'amore della verità, ovvero sia nel riconoscimento della realtà, e che tale relazione non tollera né finzioni né inganni. Wahrheitsliebe, amore della verità. Ecco cosa deve manifestare il postulante per poter essere accettato come analizzato. E ciò che alla maggioranza degli psicanalisti che abbiamo deciso appunto di chiamare pseudo appare come talmente raro da essere considerato impossibile. I nevrotici che amano la verità pensano sono troppo pochi al mondo per poter costituire un bacino di clienti sufficienti a dar da vivere alla moltitudine psicanalitica. Così pensano. E io ribatto che la pensano così perché sono loro i primi a non amarla la verità. Infatti, se l'amassero, si accorgerebbero senz'altro di non essere in così scarsa compagnia. Nel mondo la verità ha più spasimanti di quanto non appaia. E per accorgersene basterebbe che gli analisti contassero quante volte i loro analizzanti nel corso delle sedute si domandano il perché di qualcosa. Vale tuttavia la pena di aggiungere una parola
a proposito della verità in psicanalisi, per il motivo che il lacanismo, giocherellando maldestramente con la letheia parmenidea, ne ha fatto uno spettro evanescente, lo svelamento di niente. Un ottimo modo, sia detto incidentalmente, per alienare la gente dalla verità. Per Freud la verità consiste, abbiamo visto, nell'anerkennung der Realität, nel riconoscimento della realtà, dunque nel conseguimento di una conoscenza oggettiva, secondo le procedure proprie della scienza. È la verità scientifica che Freud qui ha in mente, non qualche forma di verità o di nullità metafisica. Un'analisi si fa per acquisire degli strumenti conoscitivi oggettivi, sulla cui base modificare eventualmente le condizioni della propria vita psichica e quindi anche di conseguenza della propria esistenza materiale. Insomma, si ricorre all'analista come si ricorre al biologo. Dopodiché, se lo si ritiene il caso, si può essere, entro una certa misura, medici di se stessi. Il trattamento psicanalitico si ferma sulla soglia della libertà del soggetto. In questo Freud si dimostra kantiano fino all'osso. Qualcuno di voi sarà qui in grado di scorgere come l'ambito che si vuole psicoterapeutico appartiene all'etica, non alla scienza. E riguardando la libertà, non compete propriamente che al soggetto stesso. Ogni intromissione in questa sfera, per quanto nobilmente motivata, riduce il soggetto in una condizione di eteronomia, donde si può facilmente dedurre la natura autoritaria e infantilizzante di qualunque forma di psicoterapia. Le psicoterapie, va qui detto chiaro e forte, sono solo ed esclusivamente modalità di controllo sociale, sono psicopedagogie autoritarie. Esisterà mai un giorno uno psicologo davvero degno di questo titolo? Capace cioè di rendersi conto che quando l'oggetto di indagine scientifica è il soggetto stesso, ciò ha delle conseguenze assai vistose sulla delimitazione dell'ontologia regionale che pertiene a tale indagine. Il soggetto costituisce un oggetto scientifico assolutamente speciale. In particolare, esso non giace interamente, come ogni altro oggetto scientifico, in quella che Kant chiamava la sfera della natura, dunque accessibile alla scienza. Bensì si disloca tra questa e quella che ancora Kant chiamava la sfera della libertà. Dietro questa opposizione tra natura e libertà c'è l'opposizione tra fenomeno e noumeno. Ora, per Kant, ho dedicato molto lavoro a illustrare i rapporti strettissimi tra la metapsicologia freudiana e la filosofia trascendentale. Non li riprendo qui perché non ho il tempo, potete trovarne una sintesi brillante in un saggio in due parti di Francesca Guma, che è contenuto nei primi due numeri di Metapsicologica. Allora dicevo, per Kant la libertà
l'autonomia della ragion pratica. Cosa significa questo? Significa che sia perfettamente legittimo che la psicologia si costituisca come una teoria delle determinazioni naturali dello psichico, è del tutto illegittimo che pretenda di essere anche uno schema di condotta imperativo. Cercare di indurre comportamenti è ciò che fanno di solito le psicoterapie. Implica che il terapeuta si sostituisca al soggetto nella formulazione della legge morale, dunque lo renda eteronomo. Ed è per questa ragione che, come ho già detto, le psicoterapie non possono sfuggire al destino di essere dispositivi ideologici alienanti. Lo ripeto per l'ennesima volta, non c'è simmetria tra medicina e psicologia. E il ruolo terapeutico che nella prima svolge il medico, nella seconda può essere svolto legittimamente soltanto dal soggetto stesso. In questo breve giro di orizzonte, spero di avervi fatto capire che la terapia freudiana, nel migrare dall'ambito medico a quello propriamente psicanalitico, muta completamente il proprio statuto e da pratica sanitaria diventa una pratica scientifica consistente nell'applicazione di una rigorosa metodologia sperimentale, di cui ci serviamo come il fisico si serve dell'esperimento, scrive Freud in una delle citazioni che vi ho letto, che come tutte le pratiche scientifiche ha come scopo l'ottenimento di conoscenze oggettive in merito alla persona dell'analizzante. Di conseguenza, poiché la verità rende mentalmente liberi, il paziente potrà ben decidere di mettere queste conoscenze al servizio della propria salute psichica, ma potrà anche decidere di non farlo. La libertà di optare per una soluzione o per l'altra, scrive Freud in uno dei brani che vi ho presentato. Lo ripeto ancora una volta, l'aspetto sanitario non è di pertinenza dell'analista. Accettare l'omologazione del trattamento psicanalitico a un trattamento sanitario, come ha fatto la maggioranza degli analisti italiani, è stato un errore fatale che comprometterà senza alcun dubbio il loro avvenire nella disciplina che rappresentano così maldestramente. Mentre parlavo, vi sarete forse chiesti cosa c'entri tutto ciò con l'argomento che abbiamo annunciato per quest'anno, ossia il transfer. Ebbene, è presto detto. Ho accennato all'inizio che fin dalla prima generazione di psicanalisti, forse per l'ingente numero di medici e in particolare di psichiatri che erano entrati nelle loro file, la collocazione epistemica del trattamento psicanalitico non è mai stata ben definita. E naturalmente non è stata ben definita la natura del fenomeno più rilevante che si presenta durante il trattamento. Se andate a leggervi la voce transfer in quella eccellente opera che è l'Enciclopedia della Psicanalisi di Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, libro del 1967 che resta comunque attualissimo, potete rendervi conto di tutto l'imbarazzo che ruota intorno a questa nozione capitale. È particolarmente difficile, scrivono testualmente gli autori, proporre una definizione di transfer.
Non che Freud non lo abbia ben definito, e lo si può agevolmente vedere leggendo le sue opere, e lo vedremo nel corso del seminario. È stato piuttosto il polverone sollevato dagli epigoni a rendere ben presto indistinguibile questa, la fisionomia. Quello che cercheremo di fare nel corso del seminario di quest'anno è proprio situare chiaramente il fenomeno del transfer all'interno della metodologia scientifica freudiana, dunque all'interno di un trattamento il cui orizzonte è conoscitivo e non sanitario. Bene. Nelle sue opere, Freud ripete innumerevoli volte che il transfer si comporta come un ostacolo, un Widerstand, una resistenza, e costituisce senza dubbio la forma più ingente di resistenza che si incontra in un'analisi. Partiamo da qui. Ebbene, io domando, resistenza a che cosa? Alla guarigione? Agli interventi dell'analista. Questi tipi di risposte che sono state e sono date rilevano, come è facile capire, da una concezione sanitaria del trattamento. E voglio qui far notare che la modalità relazionale di intendere il transfer, invalsa da Balint in poi, non esce affatto da questa prospettiva, anzi, conferendo sempre maggiore importanza alla persona dell'analista, la promuove addirittura una funzione taumaturgica, cioè al colmo dei colmi dell'ideale sanitario. Un'altra cosa che Freud ci dice nella sua opera, nei suoi scritti, è che il transfer consiste essenzialmente nella Wiederholung, nella ripetizione di qualche cosa, e che questa ripetizione si oppone alla rimemorazione. L'analizzante ripete invece di ricordare. Ecco la resistenza. Si tratta di una resistenza alla rimemorazione, ossia dunque una resistenza a quelle Erweiterungen seines Wissens, a quelle estensioni delle conoscenze dell'analizzante a proposito di se stesso, di cui Freud ci ha parlato nelle citazioni precedenti. Il transfer, nella concezione freudiana, è definito dunque come qualcosa che si oppone non alla guarigione, non all'intervento dell'analista, bensì all'avvento di un sapere. E il sapere è la base stessa della verità, della conoscenza oggettiva, perché è su di esso che si può esercitare la metodologia scientifica di controllo. Un'ipotesi teorica, per poter essere controllata sperimentalmente, deve prima poter essere costruita. E le ipotesi psicanalitiche, denominate appunto costruzioni, si edificano soprattutto sulla base dei ricordi dell'analizzante. Ma se l'analizzante ripete invece di ricordare, ecco che crea che cosa? Crea un ostacolo gnoseologico. Dunque, il transfer è innanzitutto un ostacolo gnoseologico. È quello che si manifesta, per esempio, quando l'analizzante resta in silenzio oppure passa il tempo delle sedute a raccontarvi che cosa ha mangiato il giorno prima. In stretta relazione a ciò, Freud ci dice anche che nel transfer ritorna una sua vecchissima conoscenza, ossia quella suggestione con cui aveva a che fare ai tempi delle terapie ipnotiche.
Ora, se il transfer come resistenza alla rimemorazione è un ostacolo alla possibilità stessa della conoscenza, il transfer come suggestione è un ostacolo non più alla sua possibilità, bensì alla sua oggettività, alla determinazione della sua corrispondenza alla realtà. Esso non si limita quindi ad essere un ostacolo genericamente gnoseologico, ma è anche contemporaneamente un ostacolo metodologico. Ma il transfer è anche qualcos'altro. Infatti, questa ripetizione non si presenta in forma emotivamente anodina, bensì attraverso manifestazioni di amore o di odio, affetti che compaiono spesso contemporaneamente in quel fenomeno che è detto ambivalenza. Supponiamo infatti di aver superato il primo ostacolo, quello gnoseologico, e dunque di aver ottenuto sufficiente materiale mnestico per imbastire una costruzione. Supponiamo poi di avere superato anche il secondo, quello metodologico, e di aver potuto sottoporre la nostra costruzione al controllo sperimentale intraclinico, stabilendone così la fondatezza. E chi non avesse mai seguito il mio insegnamento e non sapesse in che cosa consiste tale controllo sperimentale è rinviato al secondo numero della rivista metapsicologica che sta per uscire, in cui ne ho pubblicato una formulazione più recente. Non ho il tempo adesso di parlare. Allora, ammesso che abbiamo superato questi primi due ostacoli, possiamo dire di avere adempiuto al nostro dovere fino in fondo? Freud ci dice chiaramente che non è così. Ecco, e vi leggo un'altra citazione, sempre dai suoi scritti. Le guarigioni che si sono realizzate sotto il dominio della traslazione positiva soggiacciono al sospetto di avere una natura suggestiva. Se e quando prevale la traslazione negativa, vengono spazzate via come foglie al vento. Con terrore ci accorgiamo che il lavoro e gli sforzi fatti fino a quel momento non sono serviti a niente. E perfino quella che sembrava potersi ritenere una duratura conquista intellettuale del paziente, la sua capacità di capire la psicanalisi, la sua fiducia nell'efficacia di essa, svaniscono di colpo. Ecco dunque il punto. Il transfer come passione costituisce un ostacolo all'accettazione incondizionata delle costruzioni convalidate nel corso dell'analisi. L'analizzante non ne trae alcuna conseguenza per il proprio modo di vita. Si tratta evidentemente di un ostacolo etico. Ancora una volta, tuttavia, devo sottolineare che questa opposizione non è tanto rivolta all'analista, quanto al fatto che la conoscenza acquisita possa manifestare una effettualità. Si tratta molto esattamente, come Freud stesso dice in un altro punto delle sue opere, di una lotta zwischen erkennen und agieren wollen, tra conoscenza e volontà di agire, in cui la seconda mira a una neutralizzazione della prima. Invece di conformarsi alla conoscenza,
come sarebbe il caso, la passione le si oppone con ogni mezzo. Preciso che questi tre ostacoli, gnoseologico, metodologico ed etico, li ho messi in sequenza logico-temporale soltanto per una ragione pedagogica, ossia per potermi far capire meglio, ma in realtà sono coesistenti, sono i lati del triangolo transfer, inteso come problema analitico, ovvero come ostacolo alla formazione e al conseguente uso di una conoscenza oggettiva di sé. Facciamo un altro passo e domandiamoci: a che tipo di conoscenza si oppone il transfer? Forse a ogni tipo di conoscenza che possa emergere nel corso del lavoro analitico? Ciò ne farebbe un fenomeno pervasivo dell'analisi, presente in ogni interazione tra l'analizzante e l'analista. Sappiamo che per molti analisti è proprio così, ci sono in proposito fior di teorizzazione. Tuttavia, e ancora una volta, Freud era ben lontano dal pensarla in questo modo. Nel saggio Analisi terminabile, che sarebbe terminata e interminabile, rievocando i tormentati rapporti con il suo allievo Sándor Ferenczi, e parlando di se stesso in terza persona, specifica quanto segue. Vi leggo. Inoltre, a suo parere, sta parlando di se stesso, non tutti i buoni rapporti tra analista e analizzato durante e dopo l'analisi vanno ascritti alla traslazione. Esistono anche relazioni amichevoli che hanno un fondamento reale e che si rivelano capaci di durare una vita intera. Dunque, non tutte le tonalità affettive che colorano la relazione tra l'analizzante e l'analista funzionano come ostacoli per l'analisi, per la ragione che sono fondate attualmente e non costituiscono riedizioni di cose del passato. Questo ha una non piccola conseguenza sulle concezioni totalizzanti del transfer di cui abbiamo appena parlato. Significa che considerare tutte le colorazioni affettive della relazione analitica in termini di transfer è esattamente una manifestazione di controtransfer. Infatti, se si suppone che in analisi ogni manifestazione affettiva sia la riedizione di qualcosa, ove ciò in realtà non provenisse dall'analizzante, da chi potrebbe provenire se non dall'analista? Queste teorie sono il prodotto del fatto che si supplisce con un controtransfer all'incapacità di distinguere nelle manifestazioni affettive dell'analizzante ciò che è attuale da ciò che non lo è. Nell'analisi, non solo, come abbiamo visto, il transfer non è ovunque, ma non tutto il transfer costituisce un ostacolo. Vi leggo un brano sempre da Freud, un brano da Tecnica della psicanalisi. Scrive dunque Freud: la traslazione positiva si scompone poi a sua volta in traslazione di sentimenti amichevoli o affettuosi, capaci di pervenire alla coscienza, e in traslazione delle propaggini di tali sentimenti nell'inconscio. A proposito di questi ultimi,
L'analisi dimostra che essi risalgono regolarmente a fonti erotiche, per cui siamo costretti ad ammettere che tutti i rapporti sentimentali di simpatia, amicizia, fiducia e simili, da cui nella nostra vita traiamo vantaggio, per quanto puri e non sensuali possano apparire alla nostra autopercezione conscia, sono geneticamente collegati con la sessualità e si sono sviluppati da brame puramente sessuali attraverso un'attenuazione della meta sessuale. Originariamente non abbiamo conosciuto che oggetti sessuali e la psicanalisi ci dimostra che anche le persone che nella vita reale ci limitiamo a stimare o ammirare possono continuare ad essere oggetti sessuali per il nostro inconscio. La soluzione dell'enigma è dunque che la traslazione sul medico è idonea alla resistenza nella cura solo se si tratta di traslazione negativa o di traslazione positiva di impulsi erotici rimossi. Se eliminiamo la traslazione rendendola cosciente, non facciamo altro che distogliere queste due componenti dell'atto emotivo dalla persona del medico. L'altra componente, capace di giungere alla coscienza e irreprensibile, continua a sussistere ed è in psicanalisi portatrice di successo, esattamente come in altri metodi di cura. Dunque, ciò che tende a opporsi, come avete sentito, ciò che tende a opporsi allo sviluppo del trattamento sono soltanto gli impulsi ostili o erotici rimossi. Ed è rispetto ad essi che Freud fa la seguente importante osservazione. Vi leggo ancora una breve citazione. Scrive Freud: evidentemente il pericolo di queste situazioni di traslazione è che il paziente non ne intenda la natura e anziché rispecchiamenti delle cose passate, le consideri alla stregua di eventi nuovi e reali. A questo punto siamo in grado di fornire la risposta al nostro quesito. A che tipo di conoscenza si oppongono le passioni transferali se non alla conoscenza del transfer stesso? Il transfer come ostacolo mette in luce quella difficoltà di integrazione tra le passioni e la verità che Freud esamina dettagliatamente in La perdita di realtà nelle nevrosi e nelle psicosi. Ed ecco la questione che di conseguenza si pone tanto per lo psicanalista quanto per l'analizzante. È possibile o no una passione che sia compatibile con la verità? Intorno a questa domanda ruota tutta la questione del transfer nell'analisi. A questo proposito, nella prossima sessione del seminario, voglio parlarvi della favola di Cupido e Psiche, narrata da Puleo nelle sue Metamorfosi, perché penso che si adatti straordinariamente bene al tema che stiamo trattando. Prego dunque coloro che intendono continuare a seguire il seminario, di rinfrescarsi nel frattempo la memoria in proposito. Naturalmente non mi sognerò nemmeno lontanamente di fare un'esegesi puntuale del testo di Apuleio, svelarvi quali contenuti egli voleva effettivamente trasmettere con questa favola. Non ne avrei né le competenze né le capacità, e in ogni caso persino gli specialisti confessano che oggi è ormai impossibile.
L'avvocato e conferenziere nordafricano Lucio Apuleio era per sua stessa missione un mago e un iniziato a numerosi culti misterici, tra cui quello di Asclepio, un culto collegato alle dottrine di Ermete Trismegisto. Dunque è ben possibile che nel suo Metamorfoseon abbia cifrato messaggi relativi alle sue conoscenze occulte. Non ne sappiamo niente e non è di questo che intendo parlare. Ma siccome in ogni produzione intellettuale è all'opera la mente umana, dunque la sua psicologia, accade che sovente le dinamiche e i meccanismi che le sono propri affiorino in superficie in modo particolarmente evidente. E poiché la mente umana non muta significativamente ad ogni grado di latitudine e ad ogni volgere di tempo, come vorrebbero i relativisti culturali odierni, possiamo ben pensare di trarre da un'opera del secondo secolo insegnamenti utili per l'uomo di oggi. Cercherò dunque di parlarvi non tanto dei contenuti culturali che Apuleio ha inteso mettere nella sua favola, bensì di quelli psicologici che li abbia inseriti intenzionalmente o meno. Attraverso una lettura che io sappia largamente inedita, cercherò di farvi vedere che questa favola ha la più grande attinenza con il problema del transfert, dunque del rapporto tra le passioni e la verità. Ho finito, grazie della vostra pazienza. Vi ringrazio per aver partecipato al webinar organizzato dalla Scuola di Psicanalisi Freudiana. Stiamo ancora raccogliendo, mi dicono, le vostre domande, che a quanto pare sono moltissime. Selezioneremo le più significative e pubblicheremo le risposte sul nostro sito e sulla pagina Facebook. Arrivederci al prossimo appuntamento.